Scalfari, diciamo, al di là degli allarmismi su un rischio di deriva autoritaria, gli italiani, una buona parte degli italiani, amano molto Salvini, il leader della Lega, tant'è che a ogni elezione aggiunge voti. Che cos'è così rassicurante per gli italiani di Salvini? Perché lo percepiscono come una persona che li protegge, una persona che li difende? Evidentemente lo fa un po', no? Sì, certamente dal suo punto di vista lo fa, e così appare anche. Lui soprattutto ha delle capacità di apparizione, è un attore. Salvini è un attore. Lui, per esempio, ha messo insieme un'alleanza notevole, perché c'ha la Meloni, c'ha Berlusconi, e quindi già con questi insieme, poi c'è l'alleanza, diciamo, ancora più formale con Di Maio. Perciò ha scelto, poi hanno scelto, adesso chi dei due l'ha scelto non me lo ricordo, ma poca importanza, sono tutti e due stati d'accordo nell'essere dei vicepresidenti del Consiglio, ognuno poi in più ha alcuni ministeri, ma come titolo generale sono vicepresidenti e c'è un presidente che è Conte. Giuseppe Conte, il quale è uno che è un buon avvocato. È anche un buon premier? Il premier non conta niente con questi due vice premier. Lui, per parecchi mesi dopo la nomina a presidente del Consiglio, ha accettato di essere un figurino. Adesso non è più tanto così, cioè lui fa delle cose con le quali si consulta con il Presidente della Repubblica, e il Presidente della Repubblica, che è giustamente e in questo caso opportunamente formale, quando deve parlare con Il governo il chiama governo, Conte. Parla con Conte. Lo fa perfino in Europa Conte adesso. L'ha fatto in America. Insomma, è curioso Conte. Sta diventando una persona da osservare.